Cari amici, ormai da più di 20 giorni il tempo ha assunto una dimensione particolare. Questo tempo di crisi e la necessità di contenere il dilagare del virus ha modificato le abitudini e necessariamente anche le pratiche religiose. Si pensava a pochi giorni ed invece il periodo si protrae, ma non perdiamoci d'animo. Nel cammino di questa Quaresima, provata dalla sofferenza e dalla paura, che in primo luogo io ben ho sperimentato, giunge nuovamente il ricordo di San Giuseppe. Ed è proprio oggi che noi tutti siamo chiamati, come Chiesa che è in Italia, ad unirci nella preghiera e nell'affidamento alla Sacra Famiglia. Giuseppe, l'uomo silenzioso e retto. Giuseppe, modello di immagine del credente. È vero, di lui non sappiamo molto. Di certo sappiamo che è un uomo che ha saputo leggere la presenza di Dio sempre e in ogni occasione. Il rischio del nostro tempo è quello di perdere di vista questa vitale presenza. Giuseppe ci ricorda che Dio è sempre oltre le apparenze, che è dentro la crisi, che è dalla parte dei deboli, che è al fianco di chi lotta ed è costretto a vivere fuori dai normali schemi. È stato così per Giuseppe nella sua vita, nelle sue vicende, nelle vicende legate alla nascita di Gesù e anche ai primi momenti della sua vita terrena. Ed allora anche per noi questa Quaresima è costellata di questi richiami. Siamo tutti dentro una crisi che non è solo sanitaria, ma che ha portato allo scoperto la debolezza e la fragilità dell'uomo, della società, dell'economia e forse anche della fede. Ma d'altro canto, anche l'essere usciti dai nostri schemi, dalle nostre tradizioni, ci permette di sentirci uniti, predisposti alla condivisione, desiderosi di fare il bene. Allora davvero, fratelli e sorelle, questa Quaresima sta donando a ciascuno di noi la possibilità di vivere il digiuno, la preghiera e la carità in un modo diverso, ma in un modo cristiano, per preparare a vivere in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera la Pasqua di risurrezione, verso la quale noi tutti siamo incamminati. Nel libro delle Lamentazioni si legge: le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina perché grande è la sua fedeltà. Allora, con questo desiderio, anzi con questa certezza, accendiamo il lume sulle nostre finestre. Mettiamo un drappo bianco che ricorda già la risurrezione del Signore ed uniamoci in preghiera affinché l'intercessione di Maria, di Giuseppe, l'intervento del Divin Redentore possa farci uscire da questo periodo di crisi, ma soprattutto possa far ritornare ciascuno di noi nella certezza che Dio non ci abbandona. Con affetto, allora e con determinazione, vi benedico.